Ci siamo? Perfetto. Allora, iniziamo quindi con la seconda parte del corso. So che chi mi ha preceduto, e sono contenta che ci sia stata una personalità così fondamentale per quanto riguarda il discorso del turismo sostenibile, parlo del rappresentante dell'ATR che mi ha preceduta, sono contenta di questo, mi dà diciamo un assist fondamentale, perché oggetto del seminario del pomeriggio è appunto la certificazione ambientale applicata a servizi, prodotti turistici e fooding. Io sono Angelica Vignola e sono un tecnico controllore di ICEA. ICEA, quindi è bene che facciamo una presentazione, ci presentiamo. Ok, guardiamo un po' la seconda slide. ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, è un acronimo, ICEA, quindi Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, è un consorzio con attività esterna, nato per offrire servizi di certificazione, quindi siamo un ente di controllo e certificazione, secondo principi di indipendenza, imparzialità e competenza, nel campo delle attività connesse con lo sviluppo etico ed ecocompatibile. Perché c'è bisogno di un ente terzo? Perché non posso io certificarmi da solo? Non posso io attestare quello che faccio? Per la veridicità e la credibilità della cosa non è sufficiente. È bene infatti che quando io attesto qualcosa, quando offro un prodotto o un servizio e attesto quello che io offro, ho bisogno di qualcuno che mi certifichi, un ente esterno, terzo, indipendente, per dare più credibilità e veridicità alle cose che io faccio o che propongo. E ICEA è un ente nato per certificare l'agricoltura biologica, ma che poi si è dovuto confrontare con altri standard di certificazione, ha proposto altri servizi. Noi ci evolviamo, abbiamo una storia personale, pertanto anche ICEA nel corso del tempo nato come costola dell'AIAB, che è un'associazione che si occupa da tempo ed è un'associazione storica del biologico. Non so, qualcuno di voi la conosce, l'AIAB? Perfetto. Eravamo AIAB. Non a caso vi ho detto saremmo più forti con ICEA. Quindi partiamo come ente di certificazione solo nell'ambito del food, del cibo, no? Dell'agricoltura biologica. Ma poi ci siamo confrontati, siamo cresciuti, continuiamo a crescere, quindi ci evolviamo. Sono soci di ICEA, associazioni ecologiste, organizzazioni di consumatori e società di ispezione e certificazione. Come vi dicevo appunto, ICEA è depositaria di un'altissima specializzazione in agricoltura biologica, dove rappresenta un riferimento a livello internazionale e ha sviluppato approfondite competenze anche nel settore dei servizi e delle produzioni no food. Per fornire i propri servizi in tutto il mondo, ICEA ha sviluppato un partenariato internazionale con organismi di ispezione e certificazioni locali in tutti e 5 i continenti, compresi India e Cina. E non a caso ci chiamiamo ICEA, certificazione etica e ambientale, perché appunto ICEA opera nel mondo per condurre la certificazione di tutte le attività verso standard di elevata sostenibilità ambientale e impegno sociale. Quindi è alto l'obiettivo che noi ci proponiamo. ICEA sviluppa nuovi modelli di responsabilità sociale e ambientale come fattori premiali. Accresce la trasparenza e la fidelità del sistema produttivo tramite il controllo e la certificazione. Tutela, promuove e valorizza i marchi di certificazione. Io leggo perché comunque penso che sia ben scritto quello che... In un mercato sempre più competitivo, il successo è legato anche alla possibilità di disporre, in tempi reali, di servizi evoluti ed efficienti.
sostenuti da specifiche competenze e concentrati in un unico referente, ossia ICEA, in un mercato così complesso che ci chiede molto, sempre di più, di essere al passo, di offrire sempre più servizi. ICEA offre il vantaggio di essere unico referente, quindi di fornire più servizi. Quindi l'azienda che si affida a noi è sicura di ricevere poi un'assistenza e servizi sempre più avanzati. ICEA è l'interlocutore di riferimento per le crescenti esigenze delle imprese rispetto a modelli di sostenibilità etica ed ambientale, con particolare riguardo alle produzioni di agricoltura biologica. L'istituto ha sede a Bologna, però vi posso dire che la nostra è una struttura a diverse strutture a livello regionale. Noi siamo organizzate cosiddette SOT, struttura operativa e territoriale. È vero che la sede centrale è a Bologna, però in ogni regione, quasi tutte le regioni, cioè magari le più piccole, tipo Molise, Abruzzo, hanno un'unica sede, ma in realtà tutte le regioni hanno una loro sede, che si chiama struttura operativa e territoriale. Ci sono dei referenti per i vari settori. È chiaro, per le certificazioni più complesse, particolari, parliamo dell'ambito no food, la biocosmesi, tessile, biotessile, bioarchitettura e quant'altro, abbiamo dei riferimenti nazionali. Ma poi vi basta andare sul sito di ICEA e attingere a tutte le notizie poi. Quindi andate, poi vi consiglio di andare sul sito, anche perché per la trasparenza e quant'altro, noi abbiamo un sito aggiornato, ci sono in visione tutti i documenti, pertanto scaricabili. Quindi qualsiasi cosa. E poi avete la possibilità di avere dei referenti a cui rivolgervi personalmente. La nostra sede a Bari è in via Ottavio Serena 37, alle spalle del giardino del lungomare. Pertanto anche da noi potete tranquillamente, le sedi sono aperte, potete recarvi o telefonare, ecco. Quindi, vanto sofisticato sistema di controllo aderente alle specifiche realtà territoriali, è riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole, ai sensi del regolamento 83407, per le produzioni biologiche, accreditato da Accredia. Vi spiego. Per quanto riguarda, noi partiamo principalmente come organismo di controllo dell'agricoltura biologica, qui noi certifichiamo prodotti bio. E ci riferiamo a dei regolamenti specifici. Nel caso del bio, il regolamento di riferimento è l'83407. Siamo accreditati a nostra volta come organismo di controllo ed è Accredia, l'ente che certifica gli organismi di controllo. Proprio per assicurare la massima trasparenza e veridicità, a nostra volta noi dobbiamo essere accreditati. Vi sembra un sistema complesso e chiaro, però è necessario, proprio per dare maggiori garanzie a chi si rivolge a noi come azienda, quindi chi è certificato da noi, e soprattutto a chi poi è il consumatore finale. Attenzione principale è il consumatore finale, chi poi si rivolge a queste aziende, che deve essere garantito. Vi spiego ancora, a livello di, quando parliamo di agricoltura biologica, noi come organismo di controllo siamo accreditati dal Ministero, noi lavoriamo per conto del Ministero delle politiche alimentari e forestali, agricole, alimentari e forestali, pertanto abbiamo una doppia responsabilità, siamo accreditati dal Ministero, Accredia ci certifica, qui pensate un po'. Si parla appunto di sicurezza, sicurezza alimentare. Vi posso dire che il sistema c'è, regge, nonostante gli attacchi. Purtroppo poi la televisione, i mezzi di stampa e quant'altro, la comunicazione ci dice che arriva molto falso biologico, è chiaro. Avete assistito al discorso, non so, avete sentito parlare di gatto con gli stivali, l'operazione, un maxi sequestro di. Oppure l'ultimo, 1500 tonnellate di prodotti falso bio. Però vi posso dire che in Italia il sistema c'è e funziona.
Ci sono i soliti furbi, per carità, però pensate se non ci fossero le garanzie e un sistema così ferreo. Anche perché il Ministero ha un proprio organo di repressione, che è la repressione frodi. Qui è un sistema garantito, ve lo posso dire, io che ci sono dentro, lo faccio di lavoro, sono un tecnico controllore, mi occupo prevalentemente di 834, mi occupo anche dello standard dell'ecobioturismo, è chiaro, però possiamo stare abbastanza tranquilli. Ok, e quindi poi, quindi siamo accreditati praticamente da IOAS, ai sensi delle norme IFOAM, e della norma ISO 65 per produzioni biologiche, i cosmetici, detergenza pulita e acquacoltura. Una nuova nata è l'acquacoltura. Con l'834, l'ultimo regolamento, è stata inserita l'acquacoltura come tra i prodotti certificati biologici. E questa è una cosa molto importante, perché pensate, parliamo di ambiente, di attenzione all'ambiente. Purtroppo la pesca selvaggia, fatta con criteri indiscriminati, sta portando al depauperamento delle risorse ittiche. A maggior ragione, dobbiamo pensare all'acquacoltura, qui l'allevamento dei pesci fatto sempre con criteri biologici e quindi con prodotti certificati, con attenzione particolare, quindi alla pesca sostenibile, è necessario anche lavorare in questo ambito. È molto importante, proprio per evitare l'ulteriore depauperamento e distruzione delle nostre risorse. ICEA è inoltre riconosciuto per il controllo delle produzioni biologiche in base a norme specifiche di molti paesi esteri, come USA. Quindi Stati Uniti. Esiste una certificazione specifica per gli Stati Uniti. E sì, perché ogni paese poi si dota di propri regolamenti, di propri enti di certificazione, di propri standard. Non sempre sono gli stessi. Nel pieno rispetto degli altri paesi, noi dobbiamo però mettere in grado le nostre aziende di poter esportare e proporre i propri prodotti anche all'estero. Esiste una certificazione, si chiama la NOP, USDA Organic, che è lo standard di certificazione negli Stati Uniti. Esiste il CORE, che è un altro tipo di certificazione per Canada, la JAS per Giappone, la BioSwiss, esempio, per la Svizzera. Ultimamente c'è stato un mutuo riconoscimento tra la certificazione europea dell'agricoltura biologica, l'83407, noi siamo certificati ai sensi dell'83407. 07, i paesi della Comunità Europea adottano questo regolamento comune. Adesso c'è un mutuo riconoscimento tra Stati Uniti, qui tra la NOP, USDA Organic e l'834. Quindi è molto più facile portare i nostri prodotti all'estero. Insisto sul food perché noi siamo dei paesi produttori di prodotti di eccellenza. Quindi è molto importante nutrirci noi di alimenti sani e controllati, biologici, perché il biologico sapete bene, nel biologico non si fa uso a prodotti chimici di sintesi e quindi si rispettano le rotazioni, si rispettano gli ecosistemi. Qui ci sono quindi c'è un ritorno sull'ambiente notevolissimo e a bassissimo impatto ambientale. Ma noi abbiamo un valore aggiunto, noi abbiamo dei prodotti molto particolari, prodotti d'eccellenza. Non mi ripeto perché comunque è bene parlarne. Parliamo del lavoro che ha fatto per esempio Slow Food negli ultimi anni, che ha fatto conoscere dei prodotti che altrimenti sarebbero dimenticati e addirittura sarebbero scomparsi. Infatti sta facendo tutto un lavoro, si fa un lavoro, l'AIAB lo sta facendo, sui semi antichi. Ed è molto importante, dobbiamo stare molto attenti. Non sono, permettetemi il termine, cacchiate queste, ma è la nostra vita, noi dipendiamo dal cibo, siamo quello che mangiamo, non sto dicendo. Quindi sapete bene, conoscete la situazione degli OGM, organismi geneticamente modificati, ma il pericolo è molto più vasto perché spesso si dice non chiamateli OGM, esistono per esempio gli X-Grains. Cosa sono? Praticamente negli anni 70 fu selezionato un grano
che non era OGM. Preso i grani antecedenti e furono bombardati con i raggi gamma. Ci fu una selezione di questi grani, nacquero dei grani ad altissima produttività, e però che avevano bisogno della chimica per sostenersi, perché essendo ad alta produttività avevano bisogno di tecniche di coltivazione molto spinte. E molti grani antichi passarono al dimenticatoio, soppiantati da questi nuovi grani e dalla grande fiducia che si ha, che si aveva e che si ha nella chimica in realtà. Allora, che succede? Molti non sanno che questi grani in realtà hanno spesso anche un elevato tenore di glutine. Il glutine è la parte proteica del grano, molto importante per le caratteristiche qualitative poi dei prodotti che si ottengono, pasta, pane e quant'altro. È vero che abbiamo ottenuto dei prodotti ad alto tenore di glutine, quindi ottimi per la panificazione, per la pastificazione e quant'altro, ma che effetti hanno sul nostro corpo? Come mai ultimamente si assiste all'aumento delle intolleranze? Queste domande noi ce le siamo poste. Il biologico deve fare ricorso, se non usa prodotti chimici, qui non si affida alla chimica, ma utilizza dei sistemi naturali per aumentare, incrementare la fertilità del suolo. Quindi con lo stallatico, con le rotazioni, con i sovesci, con tecniche naturali. Quindi a pieno rispetto degli ecosistemi. Allora deve affidarsi e utilizzare dei semi specifici. E cosa meglio dei semi antichi? Varietà di ortaggi, parlo per esempio il fiaschetto di Torre Guaceto, un pomodoro antico, o la regina, il pomodoro regina, il pomodoro da serbo di Fasano, ma cioè, pensiamo. Quindi, torniamo a noi. È necessario quindi, è giusto, di portare questi nostri prodotti anche all'estero e soprattutto far crescere anche il livello della nostra ristorazione. Perché purtroppo, mi dispiace, la crisi non fa altro che accentuare la perdita di qualità di quello che poi noi offriamo e di quello che noi mangiamo. Io vengo dall'ambito della ristorazione, io comunque come base ho lavorato in un agriturismo, sono stata operatrice della fattoria didattica, mi sono confrontata su queste cose, sono stata dall'altra parte. Che è importante per chi si affaccia al discorso turistico, chi lavora nell'ambito del turismo, deve avere le mani in pasta. Diversamente non può capire di quello che stiamo parlando. Ho avuto questa fortuna, perché questa è una fortuna, essermi confrontato su queste cose. E mi sono chiarite le idee. Poi devi scegliere da che parte stare. Fare profitti? Sicuramente, perché allora, è un'impresa. Hai un'attività imprenditoriale? Lo scopo è fare quello di lucro, fare lucro. Altrimenti tu muori, cioè non ti sostieni, sei fuori dal mercato, non lavori. Cioè cucini a casa, prepari a casa, rimani nell'ambito di casa tua, tra virgolette, però non puoi offrire i tuoi servizi, proporti al mercato. Però lo puoi fare a ragion veduta. E quindi portarti a un livello alto. Quindi utilizzare prodotti d'eccellenza. Selezionare al limite la clientela, ma organizzare corsi di cucina, cioè punti su questo, perché la ristorazione di massa c'è, quella ci sarà sempre. La crisi la alimenta, però devi essere più forte. Hai le tue idee, portale avanti, però da imprenditore. Si può essere dei bravi imprenditori. Non a caso esiste la certificazione di responsabilità, la responsabilità sociale di impresa. Lo fai però, lo fai a ragion vedute, mantenendo la tua integrità. Quello vi consiglio. Siate voi stessi, proponete quello che siete. Lo fate però a ragion vedute. Preparatevi, le occasioni sono anche queste, per affacciarvi, conoscere, sapere. Vedere, acquisire conoscenze, perché bisogna acquisire conoscenze. Queste sono delle occasioni che vi si offrono, secondo me, come è stata offerta a me, l'occasione di poterlo fare. E non abbiate paura, lanciatevi, ecco, perché comunque alla fine, secondo me, essere se stessi, portare avanti il proprio contributo, dignitosamente, è la cosa migliore che si possa fare. Ok.
Quindi abbiamo 13.000 aziende controllate, noi siamo grossi. L'organismo di controllo ICEA è il primo in Italia dal punto di vista del bio. Noi abbiamo il numero maggiore di aziende che si sono associate a noi. Abbiamo 300 tecnici valutatori, quindi abbiamo una struttura forte, presente sul territorio, e 20 uffici in Italia e 10 all'estero. Quindi quasi tutte le regioni noi ci siamo. Soddisfare in modo rigoroso le esigenze di controllo di conformità con puntualità, efficienza ed efficacia è l'obiettivo primario di ICEA, sempre vicino ai suoi clienti grazie a una capillare rete territoriale basata su unità operative regionali, le SOT di cui parlavo, le strutture operative territoriali. Noi ci siamo dappertutto. In stretta collaborazione con soggetti privati, professionisti, enti territoriali, associazioni di categoria, università, istituti di ricerca italiani ed esteri, ICEA sviluppa piani finalizzati a incrementare e concretizzare la conoscenza e la governabilità di processi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale. Servizi. Quindi, quali sono i servizi di ICEA? Certificazioni e controlli accreditati su prodotti e servizi eseguiti in base a protocolli specifici che fanno riferimento a norme obbligatorie o volontarie. Sviluppata direttamente da ICEA, scusatemi, io purtroppo sono in crisi allergica. Ok, allora, reload, certificazione e controlli accreditati su prodotti e servizi eseguiti in base a protocolli specifici che fanno riferimento a norme obbligatorie e volontarie, sviluppate direttamente da ICEA o da altri soggetti portatori di interessi collettivi e pubblici. Per l'esecuzione dei controlli e delle analisi, ICEA si avvale di personale qualificato e di laboratori esterni accreditati. Anche le analisi che noi svolgiamo, che sono necessarie appunto a supporto della certificazione, vengono svolte presso laboratori accreditati. Non solo controlli e analisi di elevatissima qualità, la rete ICEA è una fucina di nuove proposte che spesso divengono veri e propri settori operativi, come nel caso della formazione e dell' aggiornamento tecnico, della responsabilità sociale e ambientale di impresa, ricerca e sperimentazione della comunicazione e della cooperazione internazionale. Anche il personale chiaramente deve essere qualificato. Noi veniamo sottoposti a continui corsi di aggiornamento per gli standard che noi portiamo avanti, ecco. Questi sono i vari. Parliamo del settore food, le varie certificazioni. Esempio appunto. C'è il certificato ICEA biologico, quello è il logo lo vedete, quello è il logo del bio, la foglia, biologico di fattoria e tutta una serie di certificazioni di cui vi parlavo, Bio Swiss, eccetera, eccetera. Il settore no food, e qui ci siamo. Eco biocosmesi, eco biodetergenza, eco bioturismo, bio wellness, Landemed, ANAB, valore sociale e il tessile bio. Adesso entriamo nel vivo. Etica ambiente nel turismo. Ok, l'ecobioturismo tutela l'ambiente perché ne riconosce la centralità e si impegna a ristabilire un legame corretto tra l'uso delle risorse ambientali e l'offerta di servizi turistici. Valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale e mette in primo piano luoghi e tradizioni della comunità locali. Promuove strutture ricettive a ridotto impatto ambientale, considerando parametri come l'abbattimento dei consumi energetici, la gestione razionale dell'acqua, riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti. Valorizza l'alimentazione sana e attenta alle tradizioni enogastronomiche locali, proponendo un'alimentazione. Ok, ecco qua. Allora, ecobioturismo. Ecobioturismo è il nostro standard di certificazione che riguarda le strutture ricettive turistiche. Scopo è quello: promuovere l'agricoltura biologica e tutelare l'ambiente, vanno insieme. Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale. Sì, perché è molto importante il recupero delle strutture. Se noi facciamo riferimento, per esempio, ai nostri agriturismi, anche nella legge nazionale quadro, parliamo dell'agriturismo perché
è una forma che ci riguarda particolarmente perché noi siamo ricchi di aziende agricole che fanno spesso prodotti di eccellenza, realizzano manualmente, artigianalmente dei prodotti e quindi poi per il discorso della multifunzionalità, perché sapete, dell'agricoltura non si può vivere, si vive però in alcuni casi non è sufficiente. Per questo è nato l'agriturismo, c'è la possibilità per queste aziende di integrare il proprio reddito, perché spesso sono aziende che sono ubicate in territori marginali, dove l'agricoltura, parliamo di montagna per esempio, pensate che l'agriturismo, discorso agriturismo, si è sviluppato in regioni come il Trentino e la Toscana, dove la redditività, la remunerazione che si trae dall'agricoltura è molto bassa, sono terreni marginali di montagna, però ubicati in zone che sono eccezionali dal punto di vista ambientale o magari di alto valore storico. Lo stesso è successo a noi, nella nostra regione, le nostre masserie. Quindi, con la legge sull'agriturismo c'è la possibilità di integrare il reddito di queste aziende, offrendo ospitalità, fare quindi attraverso quindi, ristorazione e ospitalità. Questa è stata una salvezza per molte aziende, sinceramente, ma questa è una salvezza anche per il nostro territorio. Pensiamo alle zone marginali di montagna, dove se ci fosse l'abbandono, quali problemi avremmo sul nostro ambiente? Ci sarebbe l'incremento di frane, valanghe. Perché si crea dissesto, l'abbandono di alcune zone determina e causa del dissesto idrogeologico. Lo sappiamo, lo vediamo, no? Quando l'uomo va via dalla montagna, perché comunque non riesce a vivere, e lo spopolamento delle montagne è stato un fenomeno molto grave che noi abbiamo vissuto negli anni passati, con la legge sull'agriturismo si è un po' bloccata questa tendenza. Ok, rimani. Ti do la possibilità di rimanere sul territorio offrendo, con delle regole però, perché nel caso dell'agriturismo si intende attività connessa a quella agricola. Non parliamo di redditività, parliamo di tempo, perché l'attività agricola non deve essere messa in secondo piano rispetto a quella turistica. Tu nasci attività agricola, non puoi far prevalere l'attività turistica. Altrimenti sei altro, anche perché chi fa l'agriturismo, chi fa agriturismo, le aziende agrituristiche hanno tutta una serie di agevolazioni. Però devono rimanere a tutti gli effetti aziende agricole. È un rapporto, si dice, di complementarietà. Però adesso l'attività agrituristica non è solo ricezione, ma è ben più ampia, proprio nel discorso della multifunzionalità. E cosa c'è la valorizzazione del patrimonio storico-artistico? E certo, perché spesso sono aziende di pregio, aziende storiche, che devono fare un recupero, secondo, cioè non snaturando la struttura, e quindi valorizzare il patrimonio, si inserisce in questo discorso l'ecobiturismo. Per noi è molto importante il recupero che viene fatto, magari utilizzando prodotti che fanno parte della bioarchitettura, quindi prodotti ecocompatibili, anche nel recupero di queste strutture. E quindi promuovere strutture ricettive a ridotto impatto ambientale. Molto importante, l'emissione di CO2, quanto acqua consumi, se recuperi le acque piovane e chi ne ha più ne metta. ARCI, l'associazione ARCI, e l'ecobioturismo ICEA si sono uniti nella promozione del turismo sostenibile. Adesso vi do tutta una serie di partner e di attività di progetto che noi abbiamo sviluppato. Scusatemi. Lancia, lancia. Mi dovete scusare, però sono malaticcia. Non so. Natura sì è una catena di negozi del gruppo Ecor, e
si è unita con ICEA nella promozione di ecobiagriturismi. Con la carta fedeltà Natura si va in vacanza con delle agevolazioni, si hanno degli sconti nelle aziende che sono associate con ICEA e che usufruiscono della certificazione dell'ecobioturismo. Sono inserite nel nostro percorso. Ok, Tour in Creve, sì, questa è una foto del sito. Esiste un manuale Touring sul turismo responsabile e sostenibile. Cos'è e come si fa? Non so se il responsabile TR ve ne ha parlato stamattina. È un manuale dove c'è scritto un bel po'. Vi consiglio eventualmente di... lo faccio io allora, perché per se, appunto lo faccio perché per fare pubblicità di ICEA naturalmente, perché la certificazione ICEA, e no, però io ho cercato appunto di raccogliere il più possibile, se mi sfugge qualcosa non lo so, però ho cercato di fare un lavoro completo. E ha un capitolo dedicato alla certificazione ICEA, il costo è di 9 euro, ve lo dico subito, sono andata sul sito. E chi è associato al Touring Club ha uno sconto del 20%, paga 7 euro, però 9 euro, insomma, è una cifra abbordabile. Pubblicato, è l'ITR che l'ha scritto, sempre l'ITR, pubblicato dal Touring come manuale del Touring Club. Però c'è un capitolo dedicato ad ICEA e il lavoro che sta facendo ICEA, perché infatti marchio ICEA... è segnalato ecobioturismo, quindi marchio ICEA ecobioturismo, quindi lo standard eccetera, è marchio, è segnalato tra i più importanti in Italia e all'estero, qui ci ha dato luce, onore. Si da associare bio. Praticamente, se voi andate sul sito di ICEA, vedrete che ci sono praticamente, qui appunto sono le ricette dell'ospitalità bio, troverete online ricette e posti dove poter gustare prodotti bio. Quindi vivere bio, la passione certificati ICEA, vivere bio e fare vacanze bio, la cultura gastronomica e i prodotti biologici. Ok, ITR, collaborazione con ITR. Allora, l'incontro con ITR è stato un incontro di quelli tipo, concedetemi, diciamo, questo esempio biblico, tipo San Paolo sulla via di Damasco. Ha avuto la folgorazione perché erano è come se si cercassero, ecco, è un partner ideale per noi, l'ITR, Associazione Italiana del Turismo Responsabile. ICE è parte integrante di ITR e partecipa a HART, che praticamente è la rete europea del turismo sostenibile. Poi chiaramente le slide vi saranno passate, quindi e avrete modo di accedere a tutta la documentazione. Io ho cercato di fare un collage, se non riuscirò a parlare degli argomenti, comunque poi avrete tutte le possibilità, quindi materiale, sarete in grado poi di ampliare eventualmente anche per... Allora, forse mi ripeterò quello che ha detto il responsabile di TR, però il preambolo lo voglio fare, perché mi serve poi come aggancio per quello che dirò dopo. Allora, il turismo responsabile è un approccio al turismo nato alla fine degli anni Ottanta. Si dice Repetita Iuvant, quindi se le ripetiamo le cose abbondiamo. Vabbè, basta, stop. È caratterizzato dalla duplice preoccupazione per il luogo in cui ci si reca. Una duplice preoccupazione per il luogo. L'ambiente. Il turismo responsabile, infatti, deve evitare di danneggiarlo. La popolazione locale. Il turista responsabile deve avere un atteggiamento rispettoso della cultura locale e deve garantire anche il benessere della popolazione. L'espressione viene spesso utilizzata con riferimento al turismo nei paesi in via di sviluppo, dove si concentra una parte essenziale del patrimonio ambientale del pianeta stesso. Un esempio, la foresta amazzonica. Facile dirlo, no? E dove si concentrano spesso popolazioni in difficoltà. Pertanto il concetto di ecoturismo si può mettere in relazione con quello di commercio equo e solidale, integrando le politiche di sviluppo sostenibile. E se equo e solidale, e se anche biologico, ben venga. Infatti molto spesso, se vi capita di andare in fiera, allora, le fiere di riferimento del biologico sono il Sano in Italia e poi, non è vicinissimo, la fiera di Norimberga,
in Germania, la Biofac si chiama. Io quest'anno ci sono stata, ci siamo stati, è stata un'esperienza interessante. Invece sono circa 3 anni, 4 anni circa, che partecipiamo al Sana. Però il Sana Bologna si svolge verso settembre, nelle prime settimane di settembre. Il Sana Bologna. Sì, Sana si chiama Sana, dove ci sono delle stand, quindi la fiera, sapete, è organizzata in padiglioni e aree. C'è l'area wellness, bio wellness, quindi prodotti, biocosmesi, eccetera, eccetera. E poi c'è l'area del settore food. E quella è la fiera di riferimento del biologico in Italia. Ci sono poi gli stand del Ministero, delle varie figure, degli enti di controllo e certificazione, nonché le grandi organizzazioni che si muovono nel biologico. Facciamo dei nomi: Alcenero, Mielizia, Ecor, chi ne ha più ne metta. Quindi li conoscereste tutti, ecco. I grossi, i piccoli li dovete andare a cercare. I piccoli produttori, piccolo-medi, perché effettivamente poi le fiere purtroppo hanno dei costi proibitivi. E non è facile per il piccolo partecipare, anche se per esempio ci sono alcune organizzazioni di controllo che danno la possibilità anche ai piccoli di partecipare, si divide lo spazio, ecco, quello è lo scopo, si fa economia anche in questo caso. Siamo in crisi, tempi di crisi, si cerca di... Ok, però a livello europeo e mondiale, perché la BioFac non si svolge solo a Norimberga, ma si muove nell'arco dell'anno in giro per il mondo e sarà a Rio e ci sarà in America, poi in Australia, chi ne ha più ne metta. Però è interessante vedere appunto, perché vi parlo della fiera? Perché in quel caso hai la possibilità di vedere queste realtà. Esempio, l'India sulla foresta amazzonica che producono e certificano le erbe, perché voi sapete bene che dalla foresta amazzonica vengono delle erbe preziose. E quindi Fair Trade, quindi commercio ecosolidale, Fair Trade è un marchio, non so se lo conoscete, ma penso di sì, che spesso si coniuga a quello dell'agricoltura biologica. Ed è molto importante. Quindi integrando politiche di sviluppo sostenibili. Quindi vedete, turismo responsabile è dappertutto in realtà, perché dobbiamo... Noi, prima di tutto, pensiamo noi di essere dei turisti. Pensiamo quando noi facciamo turismo, andiamo in un altro paese. Ci sentiamo noi turisti responsabili? Ok, cioè quanto del nostro denaro, cioè noi quando andiamo in un paese emergente, chiamiamolo paesi emergenti, quanto del nostro denaro viene poi impiegato per lo sviluppo della popolazione locale? Cioè, ci poniamo queste domande? A me piace viaggiare. Mi occupo di turismo perché a me piace viaggiare. Qui sono io prima di tutto turista. Io guardo con gli occhi del turista. L'ho fatto spesso. Non mi sono affidata a strutture, ai tour operator. Ho fatto dei viaggi da sola, ho viaggiato da sola. Sono esperienze che uno fa. Perché no? Però poi, appunto, di vedere lo spirito con cui lo fai. E le domande poi te le pone effettivamente, specie quando ti confronti con realtà a volte dure e diverse dalle nostre, ecco. Lo stesso concetto però è applicabile anche per la difesa dei valori del territorio, anche ai paesi sviluppati, per affermarsi un concetto di turismo che non distrugga le risorse naturali. Da noi è importante salvaguardare il nostro territorio, da un turismo che poi alla fine, fatto in maniera selvaggia, corrode, distrugge e fa sì che parte del nostro territorio non sia più fruibile per le generazioni future. E anche in questo caso, anche in Italia, anche da noi, anche in Europa, è importante portare avanti la bandiera del turismo responsabile. Il World Tourism Organization, in una delle sue dichiarazioni più importanti, enunciava che lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro. Se io ho
chi fa turismo, chi si impegna in questo ambito, propone il proprio territorio. Se io poi faccio in modo che venga distrutto, io il mio lavoro me lo sono già negato dall'inizio. Quindi alla fine, a lungo andare, non posso più offrire. Che cosa offrirò? Dissesto? Vi capita spesso di girare nel nostro territorio? Un territorio molto bello. Io abito a Castello delle Murge, sono in piena Murgia. Beh, pensa. Io sono originario di Crotone, però sono 4-5 anni che vivo a Cassano, anche se ho lavorato sempre a Cassano, io lavoro su Cassano dal 97, quindi mi sono così affezionata che poi ho deciso di trasferirmi. Sì, noi abbiamo tra l'altro un parco dell'Alta Murgia. E però se si va nella Murgia, vedi l'Eternit, discariche, una volta ricordo, sono rimasta traumatizzata da quello che ho visto, perché a me piace molto fare escursionismo, mi sono addentrata sul sentiero della Murgia e ho assistito a uno scempio. Lungo il percorso centinaia di alberi secolari, probabilmente roverelle, querce, erano state tagliate. Perché dobbiamo evitare questo? Pensate, un albero del genere, un valore del genere che tu hai perso in un minuto. E quindi, a maggior ragione, penso appunto al turismo sostenibile, quindi protegge e migliora le opportunità per il futuro. Quali sono i passi fondamentali? Come siamo arrivati poi all'evoluzione del concetto? Si parte con la carta di Lanzarote nel 95, che fissa le tre regole auree sulle quali deve fondarsi lo sviluppo del turismo sostenibile. Le risorse ambientali devono essere protette e garantite. Le comunità locali devono beneficiare di questo tipo di turismo, sia in termini di reddito, sia in termini di qualità della vita. Ne deve essere rispettata l'autenticità socioculturale. E perché spesso il turismo impattante distrugge le comunità locali, ne azzera la storia e la cultura. È traumatizzante, ci sono forme di turismo che sono distruttive. Perché è vero che lo scopo è quello appunto di fornire, aumentare, incrementare i redditi delle comunità locali e quindi dare la possibilità loro di avere dei servizi che diversamente scuole, ospedali e chi ne più ne metta, ma senza poi dover costringe le comunità locali a rinunciare alla propria cultura e alla propria identità. I visitatori devono vivere un'esperienza integrata con la comunità ospitante. Quindi, se scopo del turista viaggiatore è quello di conoscere la cultura locale, a maggior ragione deve essere data la possibilità di poter interagire e confondersi, altrimenti non ci sarà uno scambio. Il turista non è quello che va, si stende sulla spiaggia, prende il sole, mangia, fanno l'inclusive e poi chi ne ha più ne metta. No, è scopo del turista è quello di conoscere, di avere questa curiosità. Scopo della comunità locale è mantenere la propria integrità, però allo stesso tempo fare in modo che avvenga questo scambio. Ci deve essere uno scambio, altrimenti non è turismo come lo vogliamo intendere noi. Nel rispetto dei lavoratori, continuando a creare reddito e in alcuni casi ad alleviare la povertà. Quindi noi non dobbiamo cercare di al risparmio, e no, vai da turista, però lo scopo è anche quello di conoscere l'altro e dare una mano. Un WTO, quindi la Carta di Lanzarote, poi l'Agenda 21, l'Agenda di Rio, contribuiscono a ufficializzare il paradigma del turismo sostenibile e responsabile, fondato sui pilastri dell'equità sociale, economica e ambientale. Il Codice Mondiale di Etica del Turismo, promosso sempre da WTO nel 99, ricamino inoltre a non sfruttare indiscriminatamente, in nome dello sviluppo e della produzione, senza limiti e senza regole, le risorse non rinnovabili del nostro pianeta. Problema. Quando io prendo l'aereo, quanto gasolio consumo?
ne vale la pena? Qual è il costo sull'ambiente? Bella domanda. C'è un altro macigno che ci pesa addosso. Sì. Certo. Rispetto a, non so, 100 auto, quindi è paragonabile a quello. Ecco perché ho letto spesso che bisogna preferire come dire, i trasporti pubblici, Certo, treno, piuttosto certo, che certo. l'aereo, Però se fai dei viaggi a lunga distanza, l'aereo, e non fai mica il viaggio per nave, cioè sarebbe fantastico, bellissimo. Ah, nuoto. No, in barco a vela, meglio ancora, barca a vela, dai. E quella secondo me è la forma migliore di trasporto. O il pedalò. No, ma la barca a vela, dai, bellissimo. Perché no? Sono tante domande che noi ci poniamo. Cioè, se incominci a pensare a quello che fai e ti muovi responsabilmente, cominci veramente a porti tutte queste belle domande. Però. Sì. 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 Eh sì. È chiaro che però poi magari prendi l'aereo, tu non puoi scendere spostamento di viaggio, Certo. quindi se vuoi un all-inclusive di 20 giorni vai a Certo, ma noi parleremo di questo, di questi degli standard, parleremo proprio di questo. Certo. Ma infatti si può viaggiare informati ed essere responsabili. Basta sapere cosa. Ripeto, in alcuni casi, l'ho detto, non puoi farne a meno. Ma certo. Però poi ci sono altri indicatori che ti posso dire quel tour operator. O quella compagnia, in realtà nel complesso, qual è il suo, diciamo, il suo impatto, ecco. E scegli poi la compagnia o il tour operator, esiste una certificazione, ne parleremo, la CSR, che certifica i tour operator. Quindi c'è la CSR, ne parliamo perché è importante. Nato sempre anche questo da un incontro di CEA e di ATR con Tour Cert, ne parliamo perché è importante. Ok, nel 2002 è stato dichiarato anno internazionale dell'ecoturismo dalle Nazioni Unite. L'Assemblea di ATR del 9 ottobre del 2005 adotta una prima definizione italiana di turismo responsabile. Però vedete, è roba recente, è nell'arco di questi ultimi anni che si è poi andati avanti su queste cose. Quindi adotta una prima definizione italiana di turismo responsabile e dichiara che è tale solo il turismo attuato secondo i principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto di ambiente e culture. ICEA è partita da queste fonti di ispirazione e ha coniugato nello sviluppo della certificazione del turismo l'altissima specializzazione in agricoltura biologica, sia nelle aree food che non food. Quindi a maggior ragione ICEA si sentiva già pronta di poter affrontare anche questo discorso, forte delle esperienze già fatte. ICEA del turismo promuove l'applicazione dei seguenti standard. Standard eco-bioturismo rivolto a agriturismi, bed and breakfast, hotel e campeggi. Anche gli hotel. Lo standard bio-wellness invece è rivolto alle spa, gli stabilimenti termali. Standard tour cert rivolto ai tour operator, organizzatori di viaggi. Le strutture turistiche certificate da ICEA abbattono i consumi energetici, garantiscono la gestione razionale dell'acqua, vi parlavo, l'acqua è importante, anche l'acqua piovana. Che uso ne fai? È vero che ci sono delle norme sull'uso dell'acqua, non è che l'acqua piovana la puoi utilizzare indiscretamente nelle strutture, cioè ti chiudi, non puoi lavorare. Però per alcuni usi è
È molto importante sapere cosa fai dell'acqua. Adotti dei sistemi, dei frangigetto? O l'acqua scorre indiscriminatamente? Hai dei sistemi per poter bloccare o limitare il consumo di acqua per lo scarico? Questi sono... Perfetto, perfetto. Ma certo, anche quello. Oppure il sapone è una monodose oppure è un ricaricabile e magari usi biodetergenti? Ma cosa usi per lavare? Queste sono tutte domande che poi rientrano nei nostri standard. E quindi, importante, si impegna la riduzione e la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo è molto importante. Posso usare un monouso, un piatto, ma userò il Mater B, PLA, materiali che poi posso riciclare, compostare. Il compostaggio. Che fine fanno i miei rifiuti, gli scarti? Quindi valorizzo il patrimonio storico, artistico e culturale. Eh sì, perché comunque fare cultura, portare la nostra cultura, far conoscere le nostre tradizioni è fondamentale. Promuovo la responsabilità come valore. Pago, assumo, rispetto i miei dipendenti? Questa è un'altra bella domanda. Rispetto la loro identità, le loro idee? Li pago adeguatamente? Importante. Valorizzano l'alimentazione sana e attenta alle tradizioni gastronomiche. Sana e biologica, fondamentale. Non posso, è vero che io non produco tutto. Parliamo dell'azienda agricola, io poi confondo le acque, in realtà un hotel non produce niente, deve comprare dall'esterno. Un ristorante compra dall'esterno. Un agriturismo una parte la produce, ma a chi mi rivolgo? Cosa uso? Attenzione in quella, quindi nella qualità della mia ristorazione. Prendo un prodotto bio, magari del vicino, parliamo di chilometro zero, o comunque con attenzione alla strada che fa quel prodotto. Oppure se devo offrire un caffè o un tè, preferisco quello del commercio ecosolidale. Quindi è importante questo. Quindi importante il risparmio energetico, i consumi, eccetera. Se uso le fonti rinnovabili, eccetera. Se valorizzo... Se promuovo la responsabilità, e soprattutto cosa do nel piatto? Cosa offro? ITR, sapete che cos'è? Associazione Italiana Turismo Responsabile, nasce su iniziativa di soggetti del terzo settore nel 98. Opera per promuovere, qualificare, divulgare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e conseguenti azioni pratiche connesse alla dizione Turismo Responsabile. La carta d'identità per i viaggi sostenibili, penso che ve ne abbia parlato, nel 98, è il documento sottoscritto dagli aderenti ad ITR. Essa consta di una serie di raccomandazioni che hanno come destinatari i viaggiatori, gli organizzatori di viaggio e le comunità ospitanti. L'attenzione è? Perfetto. L'attenzione è posta sulla cura delle tre fasi dell'esperienza turistica, prima, durante e dopo il viaggio. Ok, andiamo avanti. Molto importante, bel paese, buon turismo. La carta italiana promossa dai TR. Il primo codice etico mirato esplicitamente al turismo in Italia, ancorché ispirato a raccomandazioni e dichiarazioni internazionali. Ridurre gli aspetti negativi dell'impatto sociale, culturale e ambientale è oggi il principio fondamentale del buon turismo, che intende salvaguardare le destinazioni italiane da un modello consumistico dannoso per il suo stesso futuro. E ci siamo. TourCert. TourCert, ossia la responsabilità sociale del turismo responsabile, è la certificazione dei tour operator e c'è il primo ente di ispezione in Italia. Ne parliamo dopo, quando nell'approfondimento. Vado avanti. Rimini Fiera. ICEA con ITR nella casa del turismo convenzionale. Oh, in bocca ai lupi praticamente. ICEA presenta il circuito ecobioturismo della Tana del Lupo. ICEA presenta con ITR l'accordo per la certificazione TourCert. Itaca. Conoscete Itaca?
Sei a casa, Festival del Turismo Responsabile, ICE Ecobioturismo protagonista. Turismo certificato TourCert, buone pratiche di turismo, certificato ICEA, Slow Food Day e visita al Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno con la presentazione del progetto Landemed. Landemed invece è la certificazione dei tecnici che si occupano di tutela del verde, verde urbano. C'è una certificazione apposita anche per loro. Itaca Contest, nuova edizione, si svolgerà dal 25 maggio al 2 giugno 2013 a Bologna. ICEA ci sarà come partner, perché è partner di Itaca. È un festival dedicato al turismo sostenibile. Quindi è il festival di riferimento del turismo sostenibile praticamente in Italia. È interessante. Varrebbe la pena, chi può, chi ha la possibilità di, parlo di tempi di tempo e quant'altro. Allora, tre aziende certificate ICEA Ecobioturismo in premio: Casina Caremma, Casina Murgecchia. Casina Murgecchia è agrumo, Casina Murgecchia Fano, lo conoscete? Vicino a Cassano. Casina Murgecchia. No, 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 è certificato ICEA. Non so se sia anche collegato al WWF. È sulla via Pergrumo. Ed è stata premiata. Il Colle Regnano. Hanno offerto un weekend in premio in occasione di Itaca Contest 2012. Quindi la vecchia edizione. Casina. Si chiama proprio Casina. La Cascina. No, è giusta la domanda perché dice la Cascina però è tipica del nord centro Italia. Poi invece la Casina. Casina Murgecchia? No, è sulla via sulla Cassano Grumo. È un agriturismo, anche questo. Certo, certo. Quindi è un premio internazionale di racconti, poesie, fumetto, fotografie con ispirazione il viaggio. Andiamo avanti. ICEA e ITR stanno lavorando insieme per la Carta Europea del Turismo Sostenibile, in modo da avere appunto un riferimento a livello europeo che ci accomuni. Ecolnet, conoscete Ecolnet? ICEA è parte di Ecolnet. Cos'è Ecolnet? Ecolnet è il progetto europeo dedicato interamente all'ecoturismo, con l'obiettivo di creare, grazie alla cooperazione delle principali organizzazioni che operano nel settore, una rete in grado di favorire lo scambio di informazioni, promuovendo lo sviluppo di uno standard europeo comune. Il progetto cofinanziato dalla Commissione europea per i prossimi 3 anni, oltre all'Italia, vede la partecipazione di Grecia, Germania, Olanda, Romania, Estonia, Regno Unito, Spagna e Finlandia. Per l'Italia, oltre al CTS, Centro Turistico Giovanile, che si occuperà nel nostro paese della realizzazione delle attività di progetto, vi è la presenza di Imaginary, azienda partner dell'Innovation Network del Politecnico di Milano, che metterà a punto gli strumenti informatici di autovalutazione per le imprese ecoturistiche. Al progetto hanno aderito WWF Italia, ICEA, Slow Tourism, EcoWorld Hotel, Agrituris. Agrituris è una delle associazioni degli agriturismi. Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ARP e le aree protette di rilevanza nazionale e regionale. Quindi un progetto molto interessante.